Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Problematica dei rifiuti. Ha preso via stamane una manifestazione di protesta pacifica presso l'impianto di smaltimento rifiuti Ecologia Oggi in località Ponticelli a Crotone. Comuni sul piede di guerra, non ce la fanno più, la spazzatura non si raccoglie con regolarità, sono arrivate le feste di Natale e la gente vorrebbe vedere le realtà comunali pulite. Stamattina tre comuni, ma ce ne sono altri che dovevano venire, ma che sono idealmente presenti, mi diceva il sindaco di Cutro Migala che ha aderito a questa manifestazione anche Ciro Marina. Quindi ci sono altri comuni, che cosa chiedono? Chiedono un ritorno alla normalità. Un ritorno al passato, Michele. Più che un ritorno al passato, diciamo, si chiede un po' una normalità, perché Beh, per questo al passato, perché il non passato era normale. capiamo come mai proprio nei periodi di festività e maggiormente, diciamo, nell'estate, periodo natalizio, si verificano queste proprio, diciamo, emergenze dove la spazzatura è praticamente non riesce ad essere smaltita. Cioè Voi lo sapete perché? Voi lo sapete perché? noi intanto produciamo 30 tonnellate di rifiuti al giorno e ne possiamo scaricare solo 12. Cioè, Come comune di un Cutro. comune di Cutro. E come è possibile un così grosso comune, poi veniamo, scarichiamo un giorno, magari il giorno dopo succede qualche problema all'impianto oppure Si succede. ferma, c'è un'altra E non questione. è, diventa poi, diciamo, irrecuperabile la situazione. I cittadini, che sono sempre sensibili rispetto a questo tipo di problema, perché magari il nostro è un paese dove ci sono degli emigrati, rientrano nel periodo di Natale per godersi le vacanze di Natale e anziché essere sereni trovano questi problemi con la spazzatura davanti alla porta. È un problema legato alla gestione della regione, perché lo smaltimento dei rifiuti in discarica o nell'impianto spetta alla regione, ai comuni spetta solo la raccolta. I comuni non hanno responsabilità. C'è un nuovo governo, no, c'è un nuovo governo, c'è un nuovo presidente della regione, tra poco avremo un nuovo governo. Avete già preso contatti con il neopresidente Mario Oliverio o no? Noi abbiamo fatto, intanto abbiamo organizzato come Comune di Cutro, anche, diciamo, devo ringraziare l'assessore Squillaci che si è impegnato molto in questa direzione, di fare proprio questo sit-in per sensibilizzare un po' le autorità competenti. Dopodiché vorremmo chiedere un incontro sia al prefetto e sia al presidente della regione, perché non è possibile, mi creda, perché, diciamo, ci crea veramente un'esasperazione. Rispondere ai cittadini che noi facciamo tanti sacrifici come amministratori per realizzare qualcosa di bello in un comune e poi questo problema ti butta giù tutto, cioè non siamo disponibili. Noi vogliamo assolutamente sensibilizzare le autorità competenti e maggiormente la Regione Calabria, che ha preso questo impegno di occuparsi pienamente dei rifiuti, di farlo seriamente, ma non a parole, con i fatti. Allora, cioè arrivano le feste, tornano gli emigranti, come albero di Natale, come albero di Natale Trovano gli i facciamo rifiuti. trovare la spazzatura per strada. C'è una bella accoglienza, uno ritorna dalla Svizzera, da Milano, torna da quello col desiderio di tornare a casa e a casa trova questo A regalo. casa trova il panettone di rifiuto invece che il È panettone l'albero di Natale. quello vero. No, ma io, guarda, stamattina io penso che noi il messaggio che lanciamo, e lo lanciamo in maniera forte, noi tre, per conto penso di tutti i sindaci della provincia di Crotone, anche perché, e apro una piccola parentesi, il problema dei rifiuti esiste ormai da anni, da E decenni. resisterà ancora fino a quando non si Ecco, risolve. noi vorremmo che si affrontasse di petto, che finalmente il problema dei rifiuti diventasse ordine del giorno permanente finché non si risolva. Oliverio ha detto che tra i Esatto, io punti questo qua volevo, principali del mi ha suo fatto programma. molto piacere, perché Oliverio nella scaletta dei punti messi all'ordine del giorno della nuova Secondo punto, giunta, prima della prima prima lavoro, che è una poi cosa la impellente, spazzatura e e poi poi la la sanità. spazzatura e poi la sanità. Poi la Quindi sanità. questo già è un punto di partenza, secondo me, molto buono. Noi sindaci siamo disponibilissimi a incontrare il governatore Oliverio per proporre quelle che sono le nostre idee, per proporre una soluzione al problema, per
per dire anche in maniera chiara che siamo disponibili a discutere del problema a 360 gradi e che secondo me il problema dei rifiuti, così come tutti i problemi, noi dobbiamo essere intelligenti di saper prendere esempi anche da chi fa meglio di noi. E in Europa, mi allargo, ci sono esempi di gestione dei rifiuti all'avanguardia nel mondo, quindi non capisco perché. Noi non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo solo copiare, saper copiare e calare nella realtà crotonese in particolare, ma calabrese, esempi virtuosi che fanno in modo che con i rifiuti si crea lavoro, si crea economia, si fanno i soldi, eccetera eccetera eccetera. Quindi non capisco perché trasformare questo problema in un'opportunità, esatto, come hanno fatto in Germania, in Svizzera. Mi riferivo proprio a questo. La Germania ormai è un esempio da seguire. Noi non capisco perché non possiamo fare come hanno fatto loro, quindi perché i rifiuti non possono diventare un'opportunità di lavoro, di occupazione, di economia, e poi con tutto quello che ne consegue. Allora, opportunità di economia, diceva. Lei qualcosa aveva tentato di idearla appena diventato sindaco, no? Sì, avevo pensato, ma non ho abbandonato l'idea. Intanto sono qui per solidarizzare con tutti i colleghi che ha difficoltà per i rifiuti. Io però non posso dire in questo momento di avere difficoltà, perché nella mia pur breve esperienza di 18 mesi di sindaco sarei un bugiardo se direi che ho avuto problemi. Lo dicono i cittadini, non deve dirlo lei, lo dicono i cittadini. Però non posso dirlo in televisione. Io vengo a dire qua che ho dei problemi, i cittadini dicono che dice il sindaco, è fuori di testa. Non lo posso dire. E allora sono qua per solidarietà, è chiaro che il problema non è che il problema si c'è, però c'è, esiste perché. Ed è grave. E condivido con i miei colleghi sindaci, con entrambi i sindaci, quando dicono che bisogna pensare a qualcosa d'altro, bisogna pensare all'innovazione. Non si capisce perché non riusciamo a gestire bene questi rifiuti. Anche un termopolizzatore, perché non farlo in una zona nostra? Perché? Nella modernissima Berna, al perché centro. Non al centro. Farlo? C'è perché un termopolizzatore. Perché non farlo? Quali sono gli impedimenti e gli interessi? A Brescia. E gli interessi? Quali sono? Centro. Quali sono gli interessi che impediscono questo? Qui Napoli non si parla più di spazzatura, perché non si parla più di spazzatura? A Napoli se ne parla ancora in Calabria. Perché? Anzi, Napoli ci ha dato una mano e allora vuol dire che è la politica che non funziona, Gaeta. Siamo noi che non funzioniamo, siamo noi che non riusciamo ad andare avanti, a imporci, a portare le idee, a protestare veramente, non davanti a una telecamera. Però, prima di protestare, non dovevate chiedere un incontro con Oliverio e dire ad Oliverio? Ma Oliverio non si è manco insediato. Oliverio, guarda, Oliverio, guarda, noi vogliamo risolto il problema. Oliverio, ti diamo una mano a livello di progettuale. Diamogli il tempo giusto. E in tanti sindaci cerchiamo di adoperarci diversamente. Io ti posso annunciare che da qui nel mese di gennaio a Petilia inizierà la raccolta differenziata al 100% con raccolta porta a porta, e questo è un segnale forte che io darò, perché penso di abbassare i costi entro 2 anni del 50%. E questo significa una cosa molto... Trasformare il problema in opportunità. Ecco, io cercherò di fare questo tipo. Io penso che tutti i sindaci dovremmo organizzarci e consorziarci anche in questo. Lasciando stare, perché bisogna ricorrere sempre a queste ditte private? Non l'ho capito, io li vedo. Perché bisogna andare? Io non ho capito qual è l'imposizione. Io vorrei gestirla come comune. Ho le capacità e la voglia di farlo, però me lo impediscono certi lacci e lacciuoli che la politica, dico la politica, mette, perché è la politica alla fine che decide quali sono le cose da fare. E ci potrebbero essere la cosa e potremmo consorziarci, perché... no? I comuni come quelli del Marchesato, siamo 5-6 comuni, così di quello che abbiamo di primo. Insieme ci costerebbe il 50% in meno la raccolta, anche la normale, non la differenziata. Anche la normale ci consentirebbe il 50% in meno di spesa, però non riusciamo a trovare la sintesi, perché qualcuno ha deciso che bisogna andare sulle ditte e noi continuiamo ad andare sulle ditte. Qualche anno fa ha letto Squillace, che si occupa da tanto tempo della questione dei rifiuti per conto del comune di Cutro, qualche anno fa ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare uno scienziato americano, che mi fece un ragionamento che mi convinse. Le grandi discariche, vi dicevo questo qua, non servono. Negli Stati Uniti abbiamo risolto il problema costruendo tante piccole discariche, perché le piccole discariche poi si riescono a gestire.
cioè non arrivano veleni diversi. In Italia i Verdi possono fare una proposta del genere, a parte la differenziata, che è la strada maestra, a parte quello, ma si può tornare alle piccole discariche comunali, che si controllano di più? Ma il problema delle discariche è un problema serio, ma non perché la discarica in se stessa è costruita in maniera particolare, no? Cioè non è che chi costruisce una discarica la fa per... Però purtroppo l'uomo non ha dato buoni esempi per quanto riguarda le discariche. Su tutte le discariche d'Italia, c'è stata sempre la procura che ci ha messo le mani, ma non perché la procura non ha niente da fare e persegue le discariche, perché purtroppo l'essere umano vede sempre il lucro, quindi alla fine la discarica, ci sono discariche che potenzialmente sono avanzate, però purtroppo in Italia le discariche non vanno bene e non funzionano. Una delle risorse fondamentali e principali per risolvere il problema dei rifiuti è la differenziata. Però che succede? Che l'emergenza dei rifiuti azzera o riduce la differenziata, perché le aziende che ci fanno il servizio o devono mettere il personale e andare a raccogliere la differenziata, oppure devono usare il personale per raccogliere le buste che sono fuori dal bidone. Quindi alla fine questa emergenza azzera e riduce la differenziata. Il dato vero è questo. Qual è il problema? Perché oggi siamo qua? Se no ci sfugge di mano, perché siamo qua? Noi siamo un comune che produce 30... L'ha detto il suo sindaco, l'ha detto, 30 non ce la facciamo. E non ce la facciamo. Allora, oggi noi non abbiamo interlocutore con la regione. In base alla domanda che lei ha fatto, dice come mai? Allora, noi facciamo questo sit-in affinché noi trasmettiamo agli organi regionali che se non ci trovano una soluzione, siamo disposti ad andare avanti. Ad andare avanti. Intanto è arrivato il sindaco di Melisse, a dimostrazione che... Anche se non sono presenti, tutti i sindaci sono sensibili a questa cosa, appena riescono a liberarsi dagli impegni del loro comune vengono. Certamente, questo è un problema fondamentale, il fatto di ritrovarsi con i paesi pieni di spazzatura, che significa? Significa a Natale poi. Sì, a Natale poi, certo, quando arrivano, al posto di fargli trovare i paesi bella addobbati per la festa, gli facciamo trovare cumuli di spazzatura. Questo che significa? Significa che non riusciamo ad erogare uno dei servizi fondamentali, che è quello della pulizia del paese, quello della raccolta dei rifiuti. Quindi penso che peggio di così non si può andare avanti. Continua lo stato di agitazione dei dipendenti della provincia e della società gestione servizi della provincia, si susseguono gli incontri. Oggi alle 14 incontro con il presidente della regione, il neo eletto presidente della regione Mario Oliverio, ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura. Al centro di questi incontri ci sono le questioni dei lavoratori della provincia e della gestione dei servizi, che poi sono lavoratori della provincia pure questi, anche se non direttamente assunti dall'ente. Allora, che cosa vi ha detto ieri nell'incontro il prefetto? Il prefetto ha fatto sue le nostre ragioni, la nostra situazione. Si è subito, insieme al sindaco, si sono attivati affinché agli organi... C'era anche il sindaco a questi incontri, c'era una delegazione di lavoratori più il sindaco. C'era una delegazione... E il presidente, diciamo, il presidente della provincia, Peppino Pallone. C'era una delegazione di... C'erano le organizzazioni sindacali, sia nella rappresentanza dei segretari... CGIL e CISL e GUIL. CGIL e CISL e GUIL, sia del settore pubblico che del settore della società di servizi. Insieme al presidente c'era un rappresentante tecnico della provincia, è il prefetto. Lì si sono esposte le questioni che attualmente sono solo ed esclusivamente di natura economica, e il prefetto ha fatto sue la nostra situazione. Cioè, voi avete detto, in attesa di risolvere il problema del posto di lavoro, risolviamo quello dello stipendio, perché sta arrivando Natale, questo. No, a parte questo, noi siamo da settembre che non percepiamo una lira. E quindi risolviamo quello dello stipendio. Poi le nostre sorti, come quelle di tutte le province italiane, saranno, come dire, sono legate al governo. Sono legate al governo e a ciò che legifera. Per cui in questo momento non si sa nulla, non possiamo solo ipotizzare. E quindi il prefetto ha detto
Si è subito con il presidente Vallone, si sono attivati affinché la nostra situazione arrivi ai tavoli romani. Quindi voi pensate oggi di avere una risposta diversa da Mario Oliverio? No, non lo so, stamattina il presidente ci ha annunciato che alle 14 c'è questo incontro con Mario Oliverio. Lui l'ha chiesto e noi l'abbiamo data subito una disponibilità di una rappresentanza sindacale. No, noi andremo lì ed esporremo le nostre questioni. È normale che ci sono dei fatti che sono di natura nazionale, ci sono dei fatti che sono di natura locale e regionale che il presidente Oliverio dovrà fare sua. E sulla vertenza in atto facciamo il punto con il presidente dell'ente intermedio, Peppino Vallone. Vallone sta per andare a Catanzaro per incontrare Mario Oliverio. Con lui facciamo il punto della situazione. Beh, intanto in queste ore, in questi ultimi giorni, stanno muovendo qualche positività per affrontare l'emergenza, naturalmente. Parliamo di stipendio. Parliamo esclusivamente dell'emergenza stipendi, dipendente della provincia e dipendente della società di servizi. Sono state già, diciamo, abbiamo recuperato una serie di somme che sono state versate in tesoreria. Entro il 30 dicembre, in maniera consistente, l'anticipazione già utilizzata dalla provincia presso la tesoreria dovrebbe ridursi consistentemente. Ieri sera siamo stati fino a tarda ora in prefettura. Oggi alle 2 incontriamo il presidente della regione, Mario Oliverio, che dovrebbe anche contribuire a vedere se ci sono le condizioni per versare alcune somme regionali presso la tesoreria, che sono crediti della provincia. In queste condizioni, riducendo sostanzialmente quella che è l'esposizione debitoria, l'interlocuzione fatta ieri in prefettura direttamente con la direzione generale della BNL, c'è stato questo rapporto, lascia diciamo non ottimismo eccessivo, ma un cauto ottimismo lo abbiamo, quindi contiamo proprio di definire entro la giornata di oggi, anche con questo incontro con Oliverio, altre risorse che potrebbero andare in tesoreria, proprio ridurre consistentemente quella che è l'esposizione per poter poi consentire alla tesoreria stessa di erogare almeno gli stipendi e piccoli servizi essenziali. Se dovesse nevicare in questo momento, non c'è la benzina per gli spazzaneve, per gli operatori, non c'è manco il gasolio per il riscaldamento dei ragazzi delle scuole secondarie. Quindi su queste piccole cose sono somme tutto sommato in condizioni normali molto contenute, ma in questo momento costituiscono anche problemi. Per il Tribunale di Crotone non ci sono elementi che impediscono agli ex consiglieri comunali di Cirò di candidarsi. Questo è scritto nella sentenza del 19 novembre depositata lo scorso 11 dicembre, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta del Ministero dell'Interno formulata dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cirò per infiltrazioni mafiose avvenuta nell'ottobre del 2013. Tra le motivazioni della sentenza, il Tribunale ha affermato l'insussistenza del legame di parentela e frequentazione da parte dei consiglieri con presunti affiliati al locale di Cirò. E per quanto riguarda la vicenda della laurea al dipendente Natalino Figoli, le cui tasse furono pagate dal Comune, quel procedimento, sempre secondo il Tribunale di Crotone, era legittimo. Piazza Bersaglieri d'Italia verrà intitolata a Crotone il prossimo 18 dicembre, però c'è il consigliere comunale di Forza Italia, Vincenzo Camposano, che entra in polemica con il vice sindaco Mario Megna. Sentiamo perché. Quella piazza viene inaugurata abusivamente, nel senso che stiamo parlando della piazza Bersaglieri d'Italia, che si inaugurerà il prossimo 18 di dicembre, dopodomani. Viene inaugurata abusivamente perché? Perché la commissione apposita toponomastica presieduta dal rappresentante di Forza Italia, Vincenzo Camposano, non si è mai occupato di questo aspetto. E allora lui si chiede come fa l'amministrazione, l'assessore, a inaugurare una piazza senza che la commissione che deve dare il via libera non l'ha esaminata. Sì, grosso modo la problematica è questa che ha accennato lei. Io però vorrei puntualizzare alcune cose. Noi come commissione, come prima commissione consiliare, tra le altre cose ci occupiamo anche di toponomastica. In questi anni
con tutti gli assessori delegati al ramo abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, per cui abbiamo esaminato, discusso ed approvato, dando il nostro parere, decine e decine di pratiche che riguardavano l'intitolazione di vie o di piazze della città di Crotone. Ultimamente invece si è creato una... Non avreste avuto nemmeno come difficoltà a dare il via libera a dedicare questa piazza ai bersaglieri, no? Assolutamente, penso proprio di no, anzi credo che l'iniziativa sia, come tante altre, sia lodevole, sia assolutamente condivisibile. Questo è fuori discussione. Quella forma. Quello che a noi non è piaciuto, a me ma a tutta la Commissione, non è piaciuto che in quest'ultimo periodo diciamo non veniamo contattati dall'assessore al ramo, che è il vice sindaco Mario Megna. Il vice sindaco Mario Megna, il quale autonomamente, e può farlo, questo non glielo vieta nessuno, autonomamente organizza queste intitolazioni di vie, di piazze cittadine senza consultare la commissione consigliare competente. Questo a noi un pochettino dispiace, perché siccome l'abbiamo fatto in tutti questi anni, abbiamo cercato sempre di dare un nostro contributo, l'abbiamo fatto per esempio anche su vie importanti, quando si è deciso di intitolare una via all'ex sindaco Visconte Frontera, quando si è deciso di intitolare una piazza ad Enrico Berlinguer, ma cito solamente gli ultimi casi, ne abbiamo esaminati tanti. Purtroppo però ultimamente non transitano più pratiche in commissione dopo nomi. Lui dice, l'ho sentito su questa vicenda, lui che dice? Dice... è una pratica che mi sono trovata, che ho ereditato dal passato, dall'ex prefetto Vincenzo Panico. Era lui che aveva fatto questa richiesta, per cui non me la sono sentita, insomma, di rinviare ulteriormente una decisione di un prefetto rispetto a questa situazione. Quello che, sì. Non l'ho sentito ai microfoni, l'ho sentito così, l'ho incontrato e gli ho chiesto, gli ho chiesto lumi su questa vicenda. Ma come dicevo, non è questo il punto, ripeto, l'iniziativa è sicuramente lodevole e condivisibile. Quello che a noi non piace abbiamo capito. È che tra le altre cose noi abbiamo sempre un contatto diretto con gli uffici, no? Quindi con il geometro morabito e comunque con gli uffici della toponomastica, per verificare se ci sono pratiche giacenti da esaminare in commissione. Perché non coinvolgere la commissione? E questa è la domanda che noi ci siamo fatti, che ci stiamo facendo e che ovviamente ci ha lasciato un pochettino amareggiati. Però ripeto, è una decisione dell'amministrazione comunale, del vice sindaco, noi ne prendiamo atto, vorrà dire che valuteremo anche eventuali determinazioni o decisioni che prenderemo anche in corso di questi giorni, visto che ormai questa commissione sotto questo aspetto è totalmente esautorata, per cui se il vice sindaco vuole muoversi in piena autonomia e senza coinvolgere, anche per un parere consultivo o comunque per una discussione, i consiglieri comunali, è libero di farlo, però è giusto che a questo punto si assuma anche le sue responsabilità. Ieri mattina personale della squadra volante ha arrestato Emilio Poerio, un crotonese del 60, pluripregiudicato, responsabile del reato di resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento. In particolare le volanti sono intervenute presso l'abitazione dell'uomo in zona Tufolo dopo la segnalazione di una violenta lite condominiale in atto. Sul posto il condomino richiedente l'intervento ha riferito che a seguito di alcune lamentele per diverse problematiche inerenti alla casa, da circa 10 giorni il Poerio aveva iniziato a mostrarsi ostile nei suoi confronti, arrivando al punto di danneggiare le gomme della sua vettura alcuni giorni addietro. Sempre il condomino, al fine di evitare ulteriori problemi con il padrone di casa, aveva preferito non denunciare quanto accaduto, ma poi ieri mattina Poerio, alla vista dell'uomo, lo ha aggredito prima verbalmente e successivamente fisicamente, tanto da scaturire una colluttazione in cui entrambi hanno riportato escoriazioni al volto. Sempre lo stesso condomino, nel continuare il racconto, ha detto che il Poerio, dopo la colluttazione, ha minacciato di armarsi di una pistola e a tali minacce l'uomo si è rinchiuso nel suo appartamento, richiedendo poi l'intervento del 113. Essendo il Poerio un soggetto noto agli operanti per i suoi numerosissimi precedenti penali, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare al fine di verificare l'effettivo possesso dell'arma. A tale comunicazione il Poerio ha iniziato ad agitarsi, inveendo contro il condomino e spintonando e scalciando gli agenti.
In questa circostanza, poi il figlio dell'uomo, Francesco Poerio dell'89, nell'intento di liberare il padre, si è gettato addosso ai poliziotti e poi ha reagito al successivo tentativo di ammanettamento, scappando sul balcone e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Dopo circa 10 minuti di mediazione, poi la polizia è riuscita a calmare il Poerio Francesco per poi bloccarlo e portarlo in sicurezza all'interno. Francesco Poerio è stato deferito in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato hanno scoperto la realizzazione recente di una gradonatura in assenza di titoli abitativi in un'area boschiva in località Madamme Sant'Angelo di Mesoraca, già percorsa dal fuoco. Il presunto responsabile degli abusi, un pensionato del luogo di 87 anni, MD, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Stamane presso l'auditorium dell'Istituto Pertini Santoni di Crotone si è tenuto il primo workshop del Polo Tecnico Professionale Poeta, Polo per l'Educazione nel Turismo e nell'Agrobusiness. Sono state quindi dette alcune cose molto importanti. Io vado un po' più per sé. Le parole utilizzate. Polo Poeta, un workshop organizzato all'Istituto di Istruzione Superiore Pertini e riguarda lo sviluppo del turismo e dell'agrobusiness, l'agricoltura legata al turismo. Sì, noi abbiamo già presentato, come ricorderete tutti, circa un mese e mezzo fa agli organi di stampa il polo finanziato dalla Regione sul turismo e sull'agrobusiness, che è un po', magari enfaticamente abbiamo voluto titolare Poeta, ma che ci dà diciamo il significato di quello che vogliamo andare a fare. In maniera poetica, ma in maniera molto fattiva, vogliamo provare a dire la nostra nell'ambito di un settore che è quello del possibile sviluppo della nostra regione, del nostro territorio, della nostra provincia. Dalla nostra parte, dalla parte della scuola, dalla parte della formazione, dalla parte delle imprese, dalla parte di tutti quei soggetti che ci siamo voluti mettere insieme nel polo per dare un'opportunità a coloro i quali si vogliono formare ed essere non solo impiegati nel turismo e nell'agrobusiness, ma essere protagonisti di un cambiamento, essere imprenditori di loro stessi e essere punto di riferimento per cambiare questa realtà. La risposta dei ragazzi, perché poi quella che interessa di più, qual è stata la risposta dei ragazzi davanti a una proposta così importante? Io credo che l'abbiate potuta vedere tutti. Siamo qui dalle 9:30 in assoluto silenzio, non si sente volare una mosca, perché l'attenzione su temi che riguardano il loro futuro è sicuramente presente, non è mai calata. In genere dopo un'ora, un'ora e mezza l'attenzione cala. Oggi i ragazzi sono assolutamente attenti perché si sta parlando di quale potrebbe essere il loro futuro. Evidentemente loro considerano questa argomento importante da ascoltare, no? Non solo da ascoltare, ma credo da ricordare per cambiare la propria vita, perché senza un impegno reale da parte di tutti i soggetti che hanno responsabilità a livello istituzionale e a livello della produzione del lavoro, senza un concreto impegno e una concreta attuazione di quelle che sono le possibilità, il nostro territorio si ferma e credo che il futuro dipenda un po' da tutti. Passa attraverso la scuola e passa anche attraverso l'agriturismo, questo è. Questa è la linea di sviluppo che ci siamo dati, su questo ci dobbiamo impegnare e l'Istituto Pertini, insieme alle altre scuole del Polo, insieme a tutti i soggetti, sta realizzando quelle iniziative che vogliono essere punto di riferimento ma punto di azione anche per realizzare questo futuro. Facendo una riflessione anche sulle altre questioni che sono state da qui citate, da dove si parte? Nella sala consigliare del comune di Crotone, cerimonia di consegna della menzione speciale concessa dall'amministrazione comunale di Crotone ad Eliodoro Lorenti, fondatore della banda musicale Gran Concerto Bandistico Città di Crotone. Una comunità si ricordi sempre dei suoi figli e stasera la comunità festeggia uno dei suoi figli, che è il maestro Eliodoro Lorenzo, che prego per gli fare un applauso.
siamo qui presenti per riconoscere al maestro Eliodoro Lorenti la menzione speciale che l'amministrazione comunale ha voluto appunto collegare a questa importante figura della nostra città per l'impegno nell'arte musicale. La nostra città appunto è insita nell'animo della nostra città la passione per la musica, l'arte musicale. Senza rischiare di essere banale si potrebbe citare il nome di Rino Gaetano, ma assolutamente ci sono tanti altri esempi nel presente del nostro territorio, oggi e presenti anche nel passato. Quindi assolutamente c'è un connubio molto forte tra la musica e la nostra città e speriamo che in prospettiva futura si possa registrare sempre maggiori soddisfazioni per chi come tante persone si cimentano nell'arte della musica. Thank you.
Giuseppe Vivente si terrà domani mercoledì 17 dicembre alle 18 presso la chiesa di San Giuseppe di Ciro Marina. Parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di 17 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e province. Dopo il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo vento da sud-est forza 6 con locali rinforzi e locali piogge in intensificazione, visibilità buona in diminuzione, mare mosso in rapido aumento, tendenza vento da sud-ovest forza 7, isolati temporali. Bene, io ho terminato, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.